Siamo in una zona pericolosa. In questo episodio... Cazzo, si muove. Se il fuoco passa quel promontorio, dobbiamo evacuare l'area. Apro una linea tagliafuoco. Cazzo, sta peggiorando. Il fuoco è maledettamente vicino. Io non vado da nessuna parte, ma se qualcuno vuole, può andarsene. Io dico che quei cazzo di motori non ci fermeranno. Hai scoperto perché si sta surriscaldando? No. Quindi siamo nella merda. Stronzo di una barca. Dobbiamo andarci dentro e trovare più oro possibile. Ehi, ehi, Juan, fermo! Ci sono anche attrezzi rotti. Cazzo! Oggi è una grande giornata. Stiamo per esaurire questo scavo. Finora ci ha dato 12 kg d'oro ed è ottimo. Nel Klondike, Parker Schnabel sta lavando l'ultimo materiale di riserva dello scavo. Abbiamo quasi finito qui. È il momento di spostarci. In questo scavo, Parker ha trovato in tutto quasi 62 kg d'oro, per un valore di 2 milioni e 300 mila dollari. Ho grandi speranze per il prossimo scavo. Speriamo di riuscire a lavare tutto. Finora abbiamo trovato 34 kg d'oro. È un buon risultato, ma non si avvicina neanche al nostro obiettivo stagionale di quest'anno di 150 kg. Appena finito qui, possiamo iniziare a smontare tutto per spostarci. Andiamo! Il prossimo passo è portare Luciforo, l'impianto di lavaggio da mezzo milione di dollari, su una nuova vena aurifera. Prima di andarcene dobbiamo assicurarci di aver estratto tutto il possibile da questo scavo e di non lasciarci niente dietro. Cerchiamo di finire e di andarcene. Ragazzi, potete venire qui. C'è un letto di roccia. Che ci fa Parker laggiù? Non lo so, forse crede che ci siamo persi qualcosa. Va bene, tolgo l'escavatore di mezzo. Vado a vedere cosa vuole che facciamo. Cazzo. Questo qui è un filone. Non pensavo che arrivasse fino a qua, ma... è chiaro che non ce ne siamo accorti. Questo è il lato migliore dello scavo, anche se c'è molta terra da spostare. Dovremmo scavare almeno 10 metri. Sicuramente ne vale la pena. Non avremmo mai dovuto avere problemi simili, ma ormai... Parker ha già lavorato allo scavo, che ha un'area più grande di 6 campi di calcio. Ha anche iniziato a eliminare lo strato di copertura dello scavo successivo. Ma ai lati del vecchio filone minerario ha trovato una striscia ricca d'oro sepolta sotto lo strato superficiale. Ci vorranno giorni per eliminare lo strato di 12 metri di terreno che ricopre il filone d'oro. Se questa striscia dovesse essere lunga parecchio, non mi sorprenderebbe che ottenessimo altri 2 o 3 chili da questo lato. Ne vale la pena, questo è sicuro. Eliminare lo strato di copertura costerà a Parker 15.000 dollari al giorno. Mitch! Che c'è, Brennan? Dobbiamo aspettare a spostare l'impianto. Perché? Parker rompe le palle. Vuole che scaviamo 10 metri in una striscia che probabilmente è già stata lavorata. E per cosa? Per ritardare tutto e perdere soldi e carburante. Come cazzo fa a sapere se c'è oro? Ma mi prendi in giro? So che ci sono cose migliori da fare, ma è una decisione di Parker, quindi facciamolo e basta. C'è qualcosa in fiamme laggiù? Sì, c'è un incendio. Per i fulmini?
Sì, probabilmente per i fulmini. Se il vento continua a soffiare verso di noi, l'incendio si sposterà in fretta. Sarà in assoluto la più grande operazione mineraria che abbiamo mai fatto. In Colorado, Todd Hoffman ha realizzato il suo sogno di mettere in funzione 3 impianti di lavaggio. Puntiamo a 150 kg, siamo già molto indietro. L'unico modo per riuscirci è usare 3 impianti. Va bene, primo vaglio all'opera. Il nastro è acceso. Bene, Todd, siamo pronti, caricate. Finora, con Doppio Guaio e Monster Red all'opera, Todd ha estratto poco meno di 20 kg d'oro, per un valore di soli $750,000. Accendo l'impianto. Nastro avviato. Deve raddoppiarlo se vuole raggiungere Parker. Dobbiamo lavorare il più possibile e speriamo di trovare molto oro. A questo punto della stagione dovrebbe avere più di 46 kg d'oro. La scorsa settimana, Freddy ha finalmente avviato Rusty Red e ha iniziato a lavorare il ricco terreno di Fairplay. È la prima settimana che siamo a pieno regime a Fairplay. Quando vuoi, Kevin. Abbiamo avuto dei problemi a Fairplay, ma ora siamo di nuovo in pista. Abbiamo 700 metri cubi di terra all'ora. Mi sembra incredibile. Se Todd riesce a far funzionare tutti e 3 gli impianti a pieno regime, il suo obiettivo di 150 kg è ancora possibile. Siamo ridotti all'osso. Tutte le attrezzature sono in funzione, stiamo consumando molto carburante, ma c'è moltissimo oro da estrarre. Sono solo un po' preoccupato per Juan. Tocca al meccanico Juan Ibarra mantenere in forma tutti e 3 gli impianti. Per il momento gli impianti vanno bene. Monster Red lava molto materiale e in questi casi raramente si rompe. Abbiamo un problema. Juan, abbiamo un grosso problema. C'è una pietra incastrata qui dentro. Sbrigati! Lo scivolo è stracolmo.